storia di questa galleria che dirigo insieme all'architetto Riccardo Piacentini. Quest'oggi vi presentiamo una mostra collettiva dal titolo Extasi. In mostra ci sono quattro artisti internazionali. E questa sera purtroppo non sono potuti essere presenti tutti in quanto vivono molto lontano. Però abbiamo il grande piacere di avere questa sera il nostro artista fiorentino, Giuseppe Venturini, che è qui alla mia destra. Mentre gli altri artisti, che sono internazionali, una è Osimilian. Io purtroppo non so se la pronuncia però giusta, mi perdonerà sicuramente l'artista, proviene da Cuba. Ed è una ragazza giovanissima, siamo veramente contenti di averla qui in mostra in quanto ha 20 anni e ha delle doti artistiche veramente forti. Siamo contenti di averla selezionata, di averla qui in mostra con noi. E un altro artista che abbiamo voluto riproporre di nuovo in questa collettiva è l'artista Yu Chuan, che viene da Taiwan. Siccome la sua arte è veramente molto particolare e rara, e abbiamo voluto riproporlo in questa mostra appunto perché ci sono dei clienti visitatori che hanno apprezzato la sua arte, i suoi colori veramente intensi, e per dare l'opportunità di ritornare qui in galleria e rivalutare le sue opere artistiche. Poi dalla Norvegia abbiamo un'altra artista, Vigdis Feld, la quale purtroppo anche lei non ci ha potuto raggiungere vista la lontananza. E l'ultimo, non penultimo, Giuseppe Venturini di Firenze. E io oltre a ringraziare il pubblico che è qui presente questa sera, ringrazio ovviamente tutti gli artisti che rendono ogni mostra, ogni allestimento particolare e speciale questa galleria, perché ogni allestimento cambia faccia in base a tutte le opere che sono qui esposte. Poi ognuno di loro ha la particolarità di avere una propria impronta, quindi si distinguono fra di loro e hanno questa particolarità appunto di metterci del personale. Ogni pittura ha un richiamo dell'artista, della sua vita, quant'altro. Comunque io concludo e passo la parola alla critica d'arte, la quale vi spiegherà al meglio nel dettaglio tutte le opere esposte degli artisti. Vi ricordo che la mostra si conclude il 31 ottobre, quindi chi non è potuto venire, chi non è potuto essere presente questa sera, può ritornare ovviamente, anche chi è venuto stasera avesse voglia di ritornare, godesse al meglio la mostra, le opere esposte, è benvenuto, grazie a tutti. Buonasera. Allora, questa sera io ho voluto mettere insieme gli artisti presenti in mostra, soprattutto per una differenza che c'è appunto generazionale. Partirei dalla Osimilian che ci dà praticamente uno sguardo sulla nostra epoca contemporanea, riprendendo un po' dalla cartellonistica pubblicitaria dalla quale siamo ogni giorno, insomma, che ci viene propinata tutti i giorni. Lei sicuramente è un'artista pop, dai colori molto, molto forti, ed usa un perfetto connubio tra l'arte pop e la street art, che come tutti ben sapete è il nuovo modo di queste nuove generazioni di comunicare. Infatti ricordo che la Osimilian è un'artista appena ventenne e che, come prima ha detto Angela, ha questa tecnica molto, insomma, molto particolare, che appunto riprende un po' dal fumetto. E la mia, cioè, stasera le mie attenzioni si pongono sempre su questa differenza che c'è di generazione, perché la Osimilian guarda con questo sguardo, diciamo, piuttosto giovane, se vogliamo, disilluso e ancora un po' disincantato nei riguardi, insomma, della nostra società, che messa a confronto con, insomma, il nostro carissimo Venturini, che praticamente ha da dirci sicuramente molto di più, soprattutto per, insomma, la maturità anche artistica di questo nostro amato pittore.
Questo trittico che ci ha voluto proporre stasera è sicuramente cioè, dà un forte sguardo alla classicità e alla classicità intesa però come un recupero insomma, dei valori che questa nostra umanità pare abbia perso. E dove il nostro artista rimane sempre lì, dietro insomma, a quella finestra, a guardare un po' la trasformazione che subisce il nostro mondo. E c'è questa volontà appunto di recupero, soprattutto nel, insomma, nella ritualità che hanno i suoi personaggi. E lui è sempre esterno a quello che avviene, insomma, ed è sempre uno spettatore che però c'ha da dire tante cose, che vuole assolutamente riportarci ad un culto, ad una tradizione che oggi noi abbiamo perso. E c'è sempre un messaggio propositivo, se vogliamo, nei suoi, ad esempio, muratori, nella sua edificante storia, cioè di non perdere mai appunto questo valore, ma di andare avanti e di continuare sulla base del vecchio, continuare un nuovo discorso che è soprattutto insomma emblematico di questo del quadro che io amo tantissimo, che è intitolato Radici, dove c'è un attaccamento dell'uomo alla terra, però c'è anche questa visione insomma di spiritualità estrema che ci porta insomma anche ad un innalzamento, se vogliamo, verso Dio. L'altra artista norvegese invece che insomma vi presento ha sempre una riflessione profonda sull'umanità ed ha è molto onirica e a noi ci è piaciuto definirla naif, se non fosse altro per il fatto che la sua è una pittura molto onirica, una trasposizione insomma dei suoi sogni. Ed è naif inteso, cioè se per termine naif vogliamo insomma intendere una cultura, cioè un'arte istintuale, primitiva, ingenua, dove lei stessa appunto fa sempre una riflessione dell'anima e sempre alla ricerca di quest'anima. E c'è una forte espressione e contatto insomma con la natura. Cioè, ci dispiace non conoscerli personalmente questi artisti, ma io farei un applauso al Venturini che è qui in mostra sicuramente. Grazie. E anche al fatto che ci danno l'opportunità di vedere queste opere d'arte e che ci danno la possibilità di comunicare con questi artisti.